L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Apriremo l'edizione di oggi con il maltempo. Sono peggiorate infatti nel pomeriggio le condizioni meteo sul Golfo di Napoli, fermi gli aliscafi nei porti. Ci sposteremo ancora su Casamicciola per parlare ancora del futuro dell'immobile requisito alla Sentinella. C'è infatti il giallo della proprietà dello stabile. Andremo poi a Forio con Gigi Lista di Noi Siamo Nessuno, che ci parlerà del tradimento di Augusto Coppola e Marcello De Rosa. Ancora sul turismo, con Mario Rispoli, commenteremo le presenze ed il calo di presenze sull'isola d'Ischia per quanto riguarda il 2017 e le previsioni non certo rosee per la stagione 2018. Per quanto riguarda lo sport e il calcio, domenica il Lacomeno sarà in trasferta con la Boys Pianurese. Ascolteremo a proposito Mister Dinoffo. Di questo e di altro ancora ci occuperemo, come sempre, tra pochissimo, dopo la pubblicità. Sull'isola di Ischia, per l'accoglienza di qualità, Cala degli Aragonesi. La Cala degli Aragonesi è l'approdo da diporto per vivere la vacanza a mare tra comfort e tranquillità. L'efficienza dei servizi, la comodità della struttura, la professionalità del personale, gli alti standard tecnologici, l'attenta sorveglianza, il rispetto della privacy ti accolgono in un 5 stelle del mare. Tanti ed esclusivi servizi, sia in banchina sia sul territorio, per risposte precise alle tue esigenze. Sull'isola di Ischia, nel porto di Casamicciola Terme, Cala degli Aragonesi. L'accoglienza a mare, a 5 stelle. Il metano è sbarcato a Procida. Fallo entrare in casa tua. Non aspettare. Abbatti subito i tuoi costi con risparmi davvero impensabili. La ditta Ambrosino, di origine procidana e azienda leader nel settore sull'isola d'Ischia. Scegli il nostro marchio Amico Metano e avrai un impianto chiave in mano tutto compreso. Ti garantiamo una progettazione seria e gratuita. Ti offriamo un'assistenza diretta. Potrai rateizzare i costi dell'impianto ed avere una detrazione fiscale fino al 65%. Telefona al numero verde 800 98 42 26. Il metano è sbarcato a Procida. Scegli un amico per portarlo a casa tua. Scegli Amico Metano del gruppo Ambrosino. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno. Un panorama mozzafiato. Il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle. Tutti i comfort. 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno. Con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno. Per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Caccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre 20 anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore. Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato, vi seguiamo dalla progettazione al collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita. Vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, DentaScan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute.
Scopri l'isola più bella d'Europa. Ischia, il mare, le terme, la natura. Lasciati avvolgere dal caloroso abbraccio dell'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'ex hotel Jolly ti accoglie con un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, terme, sauna, bagno turco, palestra e tanto altro ancora. Vivi la bellezza nel comfort come hai potuto solo immaginarla. E per te, tante offerte speciali da cogliere al volo. Scoprile sul nostro sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefonando al numero 081 507 0111. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, ad un prezzo davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Maltempo nel Golfo, per il forte vento, difficoltà nei collegamenti marittimi, peggiorate nel corso della giornata le condizioni meteo, fermati gli aliscafi nei porti, solo i traghetti hanno garantito i collegamenti tra le isole e la terraferma, non senza difficoltà. Casamicciola, l'amministrazione replica sull'immobile requisito alla Sentinella, spunta dalle carte il giallo della proprietà dello stabile. Secondo il comune non apparterrebbe alla Chiesa, ma l'avvocato Molinaro ha già dimostrato il contrario e la battaglia continua. Forio, Gigi Lista, il movimento tradito da Coppola e De Rosa. Il rappresentante del movimento Noi Siamo Nessuno chiarisce i contorni della diatriba che ha portato all'allontanamento di Augusto Coppola e Marcello De Rosa. Loro si sono autoesclusi, noi andiamo avanti per la nostra strada, sottolinea Lista. Turismo, Mario Rispoli, anche il 2018 subirà gli effetti negativi del terremoto. All'indomani del sisma si è registrato un calo di presenze italiane e straniere, lo afferma il professor Mario Rispoli, docente di statistica del turismo, ma il calo si sentirà anche nel 2018 e questa sera il dibattito sul turismo all'Isola 7. Calcio, domenica il Lacquameno affronta la Boys Pianurese, partita in trasferta per gli uomini di mister Dinolfo dopo la vittoria del derby con la sconfitta della Rinascita Ischia. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. Dunque sono peggiorate nel corso della giornata le condizioni del tempo. Il forte vento che spira nel Golfo di Napoli ha messo in difficoltà i collegamenti marittimi. Fermi gli aliscafi nei porti, solo i traghetti hanno collegato le isole con la terraferma non senza difficoltà. Le corse in partenza dal porto di Casamicciola sono state dirottate sul porto di Ischia e ad Ischia Ponte è ricomparsa la qualta. Vediamo il servizio di Gennaro Savio. In poche ore l'isola di Ischia è passata dalla storica nevicata dell'altro ieri alla straordinaria mareggiata odierna. Bellissimo è lo spettacolo che in queste ore il mare in tempesta offre nell'antico borgo di Ischia Ponte, con le onde che si infrangono sugli scogli posti ai piedi del maestoso castello aragonese. Non mancano però i disagi per i residenti e i commercianti della zona a causa del manto stradale coperto da un folto strato di alghe e dell'allagamento del piazzale aragonese, completamente invaso dall'acqua del mare per la mancanza di scogliere a difesa dell'abitato, che nei decenni, nonostante i proclami elettorali, non sono state mai realizzate. Per le cattive condizioni meteo-marine, gli aliscafi sono ancorati nei porti e da qualche ora solo le navi garantiscono i collegamenti con la terraferma. A Casamicciola resta d'attualità il futuro dell'immobile di via Castanito alla Sentinella. Il giorno dopo la decisione del TAR, che ha dato ragione alla diocesi di Ischia ed ha sospeso gli effetti dell'ordinanza di requisizione della struttura, spunta una nuova ipotesi sulla proprietà dell'edificio. Vediamo il servizio. Casamicciola, ancora polemiche sullo stabile di via Castanito in località Sentinella. Il giorno dopo la decisione del TAR, che ha dato ragione alla diocesi di Ischia ed ha sospeso gli effetti dell'ordinanza di requisizione della struttura, spunta una nuova ipotesi. Secondo l'amministrazione comunale di Casamicciola, la donazione alla parrocchia riguarderebbe il solo terreno, mentre per quanto riguarda la struttura realizzata, questa sarebbe stata edificata con un prestito di 48 milioni di lire ottenuto nel 1963 dalla Cassa per il Mezzogiorno. E siccome i soldi non sarebbero mai stati restituiti entro i 10 anni dall'erogazione, come prevedeva la norma dell'epoca, la Curia non potrebbe, secondo il Comune, rivendicare la proprietà dell'immobile che dovrebbe essere invece del demanio.
Ma su questa ipotesi ha già dibattuto l'avvocato Molinaro, difensore degli interessi della Curia. Secondo il legale isolano, infatti, attraverso le misure anche ipotecarie e quelle effettuate presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, risulta che il diritto di proprietà è pienamente in capo alla parrocchia di Santa Maria Maddalena di Casamicciola. Si complicano così i piani dell'amministrazione Castagna, che in quella sede aveva in animo di sistemare l'asilo. La sospensiva del TAR rimette tutto in movimento, commenta il sindaco Castagna, che comunque confida sui tempi lunghi per la messa in esecuzione del provvedimento. Nel frattempo non esclude ancora la possibilità di trovare un'intesa con la Curia isolana. Nella struttura intanto sono stati eseguiti dei lavori per la messa in sicurezza. Opere ultimate, ha aggiunto il primo cittadino, è stata fatta la verifica tecnica che ha prodotto il certificato di agibilità ed ha confermato l'utilizzo dello stabile come sede elettorale per le elezioni politiche di domenica 4 marzo. Ma sulla questione dell'agibilità, attribuita dopo i recenti lavori eseguiti per conto del Comune, l'avvocato Molinaro aveva esibito dinanzi ai giudici della quinta sezione del TAR la perizia dell'ingegner Trani, che ha invece certificato il deficit strutturale dell'edificio sotto il profilo sismico. In tutto ciò restano comunque disponibili 600.000 euro stanziati dalla Conferenza Episcopale Italiana per poter intervenire in maniera decisiva e definitiva per la messa in sicurezza di tutta la struttura. Un incontro urgente al direttore generale dell'ASL Napoli 1 Centro per affrontare le problematiche che investono la sanità a Capri è stato chiesto dai sindaci di Capri ed Anacapri. I due primi cittadini dell'isola hanno inviato una nota al manager dell'ASL per evidenziare il pietoso stato in cui versa l'ospedale Capilupi e per rimarcare l'estrema preoccupazione della popolazione isolana. I due casi di meningite che si sono verificati a Serrara Fontana hanno creato un comprensibile allarme tra la gente, preoccupati infatti i genitori per i propri figli, ma anche le persone anziane. Noi abbiamo realizzato un sondaggio per comprendere se c'è davvero paura tra le persone e quanti in realtà ricorreranno alla vaccinazione. Vediamo. Meningite sull'isola di Ischia. Lei ha paura della meningite? Io personalmente no, ho sentito molte persone che avevano paura, andavano in farmacia a prendere queste pillole, però veramente non c'è informazione, i presidi dovrebbero informare, anche i medici di base dovrebbero informare le famiglie e le persone di quello che accade. Certo, quella è una psicosi, perché ognuno parla e ha paura. Anche io per mio marito le sono andata a comprare, ma non gliel'ho dato, perché poi mi sono informata e non era il caso di dare questi antibiotici che si davano. Per quanto riguarda il vaccino, lei pensa di farlo? Non lo so veramente, devo sempre chiedere al dottore e informarmi. Senza informazione non faccio niente. Anzi, devono essere le istituzioni che dovrebbero informare tutti i cittadini, perché veramente chi hanno paura. Paura no, perché certamente all'improvviso vedere queste cose non si può prevedere il motivo, poi a parte che non sono competente in materia, però ho chiesto al dottore, ha detto adesso non conviene proprio farlo. Hai paura? Un po' sì, un po' sinceramente sì. Te lo farai il vaccino? Non lo so ancora. Stai decidendo? Sì. Secondo le informazioni in mio possesso non dovrei avere nessuna paura, perché le pubbliche autorità qua in effetti non è che hanno pubblicato qualche avviso per tenersi esenti dalla meningite. E si farà il vaccino? Ma credo di no, perché prima di fare il vaccino bisogna dare delle assicurazioni sulla sua efficacia e, per quanto ne so io, questo trattamento comporta 3 sedute di vaccino, mentre io ho sentito in giro che qua bisogna fare una seduta, che con questa vaccino si risolverebbe la questione. Però è necessario dare dei chiarimenti alla cittadinanza, non si può dire vatti a fare il vaccino così, che diventa quasi un obbligo, mi sembra qualcosa che non può andare avanti. Non ho paura della meningite, posso stare anche in contatto con gli altri, però non mi fa niente, non è, c'ho quell'ansia, quella paura. E nel caso del vaccino che cosa ne pensa? Lei si vaccinerà? No, no, il vaccino non lo faccio. Paura della meningite? No, assolutamente no. Però il fatto è che non è stato spiegato, diciamo, a tutti chiaramente a che cosa si va incontro. Quindi perciò io per adesso non lo faccio. Poi si vedrà. Lei sta parlando del vaccino? Del vaccino, sì, senz'altro. Mentre la paura del contagio della meningite non ce l'ha? No, assolutamente. Anzi, io sono uno di quelli più preposti a prendere il contagio, perché sono con la gente, quindi sento che
ritengo che il nostro corpo, noi che lavoriamo con il pubblico, è più protetto, diciamo, della gente, diciamo così, tra parentesi, normale, no? Ed a proposito dell'allarme meningite, il panico c'è, sottolinea il dottor Carmine Barile. La vaccinazione è l'unico rimedio, aggiunge, a medio e lungo termine sicuramente darà buoni risultati. Sentiamo il dottor Barile. Allarme meningite sull'isola d'Ischia, sono tantissime le famiglie e genitori di bambini piccoli che sono andati veramente in uno stato di panico. Vogliamo parlare con il dottor Carmine Barile per fare un po' chiarezza su questo argomento. Il panico c'è stato e c'è ancora. C'è da fare. L'ASL ha messo a disposizione tutta una serie di vaccini gratuitamente, sia nelle fasce dei bambini, come dicevi tu, sia negli adulti. Per cui sono stati istituiti due presidi, uno a Serrara Fontana proprio oggi, e c'è il presidio poi di dell'ex Villa Romana, che il martedì e il giovedì vaccina gli adulti, mentre a Casa Micciola e i pediatri per i minori. Quindi in effetti ci sta una grande sensibilità da parte del direttore generale dell'ASL, che per niente è un medico, e che ha appunto messo tutta una serie di iniziative, fra cui la vaccinazione, che è la principale, perché attraverso la vaccinazione noi possiamo dare ai nostri figli e a noi stessi un'immunità duratura su quelli che sono i ceppi più comuni. Qual è stato il ceppo che ha ucciso il signore, che purtroppo è venuto a mancare la settimana scorsa, 28enne? È stato un ceppo V113. Che è uno dei quattro contenuti nel vaccino tetravalente, cioè quattro ceppi. Per quanto riguarda il nostro caso, c'è stato appunto questo W, che è presente e che è stranamente uno dei ceppi non molto diffusi in Europa, in modo particolare in Italia. Ricordiamo tutti l'epidemia che c'è stata, perché a Ischia non si può parlare di epidemia, si parla di epidemia dopo 10 casi accertati. La vaccinazione è l'unico rimedio a medio e lungo termine che si può fare. Funziona, ha degli effetti collaterali minimi, dolenza sul braccio, gonfiore, spesso gonfiore, e sicuramente darà buoni risultati a medio e lungo termine. I bambini, logicamente piccolini, quelli che hanno fatto solamente uno o due dosi di C, del monovalente, in effetti si trovano scoperti rispetto al V. In Toscana erano tutti C. C mutati, un C mi ricordo aveva ST11 mi pare, quindi era una forma abbastanza virulenta che portava al 40%, quando normalmente su una popolazione di infettati muoiono con la meningite il 20-25%, là c'è stato addirittura il picco del 40%, quindi si vede che era un ceppo abbastanza aggressivo. E anche le persone in genere che prendono la malattia, se sono delle persone immunologicamente un po' defedate, se hanno una complementemia, cioè un complemento basso, oppure hanno fatto una radioterapia, o sono soggetti che hanno avuto più malattie ripetute, l'influenza o altre cose, sicuramente sono soggetti più defedati immunologicamente e possono andare incontro a quella che si chiama setticemia da meningococco, che sono quelle là fulminanti. Perciò questa è una malattia che fa paura. Non è che ti porta a lungo, nel giro di 24 ore ti uccide. Anche domani, venerdì, ci si può vaccinare contro la meningite, lo ha deciso via straordinaria il direttore sanitario della ASL Napoli 2 Nord per venire incontro alle richieste della popolazione isolana. Quindi è possibile vaccinarsi dalle 9 alle 13 sia presso l'ambulatorio della ex Villa Romana d'Ischia, sia presso il punto vaccinale istituito presso la casa comunale di Serrara Fontana. Fuori io verso le elezioni amministrative, dopo le recenti polemiche si è giunti alla rottura dei rapporti politici tra Gigi Lista del movimento Noi Siamo Nessuno ed Augusto Coppola con Marcello De Rosa. È lo stesso Lista a chiarire i contorni dell'epilogo. Sentiamo. Gigi Lista, il tuo movimento perde due pedine importanti verso le elezioni, De Rosa e Coppola. Sì, diciamo che più che perde, si sono autoesclusi da quello che è un movimento di opinione e di cultura che io comunque ho cominciato 6 anni fa con i ragazzi di Noi Siamo Nessuno.
loro qualche mese fa, dopo avendo sempre, dopo essendo sempre essere stati dei simpatizzanti verso il movimento, mi hanno chiesto di voler contribuire alla nostra lista con una loro lista di supporto. E poi è successo che hanno fatto questo articolo alle mie spalle negandoselo, e quindi ho ritenuto giusto tagliare i ponti con chi mi infanga alle spalle e poi si ritrae la spada, insomma, che ha colpito. Secondo qualcuno loro avrebbero voluto un altro candidato sindaco, tu eri disposto pure a farti da parte? Ma prima di tutto avrebbero potuto dirmelo, senza, diciamo, perché il giorno prima mi hanno detto che loro riponevano piena fiducia nel mio progetto, e poi io posso fare assolutamente un passo indietro qualora ci sono i presupposti affinché un movimento di cambiamento e di opinione e di cultura abbia un interprete migliore di me, e ce ne sono secondo me sul palcoscenico per la macchina amministrativa, solamente che devono capire che devono lavorare a un moto di cambiamento e non a un moto sempre uguale di inciucio politico. Si va avanti cercando di creare un'alternativa a Del Deo? Sì, è naturale che, diciamo, come lo scenario ci dice, magari tra noi non siamo sempre d'accordo, ma tutti siamo d'accordo nell'essere contro questa amministrazione che ha amministrato malissimo. Elezioni politiche 2018, i membri del Comitato Isolano di Liberi ed Uguali comunicano che domani venerdì alle 15 presso la stuzzicheria di Fondobosso ad Ischia ci sarà un incontro con il candidato alla Camera dei Deputati Giosi Gerardo Della Ragione. L'economia turistica è stata inevitabilmente segnata per l'isola d'Ischia dall'evento sismico del 21 agosto scorso. C'è stato infatti un calo evidente di presenze italiane e straniere nelle settimane successive al terremoto. Lo ha evidenziato il professor Mario Rispoli, per anni funzionario dell'azienda di turismo di Ischia e Procida e docente di statistica. Ed il futuro non è roseo per la stagione turistica 2018. Rispoli è infatti pessimista. Sentiamo. Che tipo di presenze turistiche c'è stato sulla nostra isola nell'anno 2017, segnato dal 21 agosto, dal famoso ormai triste evento del terremoto? Mario Rispoli, com'è andato questo anno in quanto a presenze sul nostro territorio? Allora, nel 2017 rispetto al 2016 abbiamo perso circa il 10% in termini percentuali, diciamo, delle presenze turistiche. Il calo è stato molto vistoso per gli italiani, mentre per gli stranieri si è perso poco meno dell'1%. Attenzione, tra l'altro bisogna considerare per gli italiani anche gli sfollati che hanno alloggiato dal 21 agosto fino a... e alcuni ci sono ancora presenti negli alberghi isolani, quindi quel numero, quella percentuale che ho detto di decremento del 10%, ove mai non si considerassero le presenze degli sfollati negli alberghi ischitani, aumenterebbe ancora di più. E niente, come dicevo durante la trasmissione, siccome dopo l'evento sismico gli operatori hanno cercato di incentivare e stimolare la domanda con prezzi migliori, era ovvio, era l'unica strategia che si poteva mettere in campo, sicuramente in termini di fatturato il calo, anziché essere stato del 10%, sarà stato superiore. Parlavamo di stranieri, di che nazionalità stiamo parlando? Parliamo di tedeschi, che rimangono sempre il nostro mercato, diciamo, più forte, e che comunque registra qualcosa come 400-450.000 presenze annue, seguite da russi, seguite da turisti del Regno Unito, francesi, svizzeri, austriaci. 2018 come potrebbe essere? Ormai siamo ad un mese dalla Pasqua. Ma il 2018 io credo che gli effetti, cioè la campagna mediatica che c'è stata, comunque lascia uno strascico, quindi non sono tanto ottimista per il 2018, perché bene o male nell'immaginario collettivo si va in una zona dove c'è stato un sisma, dove negli anni si sono reiterati degli altri sismi, anche se la cosa ha interessato prevalentemente una parte di Casamicciola e di Lacquameno, però rimane questo fatto che di vedere l'isola come un territorio, diciamo, a rischio sismico.
Questa sera nuovo appuntamento con la trasmissione settimanale di approfondimento L'Isola 7. Questa settimana l'obiettivo è puntato proprio sul turismo, tra il bilancio della passata stagione e gli obiettivi della prossima che è alle porte. Ne discuteranno in studio l'albergatore Franco Di Costanzo, il professor Mario Rispoli, il tour operator Francesca Annunziata e Saverio Presutti. Appuntamento intorno alle 21.10 dopo il telegiornale con le successive repliche. L'Assemblea di Federalberghi Extra, il sindacato italiano delle attività ricettive extraalberghiere, ha eletto gli organi sociali per il biennio 2018-2019. Alla presidenza del sindacato è stato chiamato Marco Coppola di Roma. Nel consiglio direttivo sarà presente anche Ermando Mennella di Ischia. Lo sport, il calcio, prima categoria, dopo la vittoria nel derby con la Rinascita Ischia, il Lacquameno scende in campo domenica alle 15 contro la Boys Pianurese. Ascoltiamo Mister Di Nolfo. Mister Thomas Di Nolfo dell'Acquameno, mister, una vittoria nel derby che fa doppiamente bene, sia perché avete dato un allungo interessante alle inseguitrici come la Real Grumese che dista 7 punti, sia perché Real Frattaminore e Marano hanno pareggiato 1-1, quindi la salvezza diretta dista appena un punto. Sì, sicuramente è stato un fine settimana ideale per noi e la vittoria è importantissima dal punto di vista della classifica e del morale. Ha fatto bene sicuramente vincere un derby da quel qualcosina in più, sia per i risultati che sono arrivati dagli altri campi che sicuramente hanno reso la classifica molto, molto corta. Ripeto che, come ho sempre detto in passato, il problema principale siamo noi e con le nostre difficoltà, e quindi dobbiamo mettere mattone dopo mattone per raggiungere al più presto questa salvezza che si è complicata col proseguo del campionato. Ecco, affrontate in trasferta il Marano, all'andata vi siete imposti 1-0, è comunque un avversario abbastanza ostico, cerca i playoff, distano 7 punti la squadra che affronterete. Che partita si aspetta? Ma sicuramente una partita non facile, fuori casa sono sempre difficili, le squadre cercano di imporre il proprio gioco, noi purtroppo, come avviene sempre fuori casa, avremo delle assenze anche rispetto a domenica scorsa, come oltre a Mattera che già mancava la settimana scorsa, mancherà Lista, Liccardo e Calise. Quindi diciamo le scelte un po' obbligate, però cercheremo di vendere cara la pelle. Gli appuntamenti nell'ambito della terza rassegna del Teatro Isolano, la compagnia teatrale Filodrammatica Don Bosco presenta Sim Tut Garibaldi, una commedia comica brillante in tre atti, scritta e ideata da Ernesto Di Liddo. Appuntamento il 2, 3 e 4 marzo al Teatro Polifunzionale di Ischia, Sipario, alle ore 21. L'associazione Onlus I Fiori di Giada organizza una cena di beneficenza a sostegno di famiglie in difficoltà e bambini affetti da gravi patologie. La cena si svolgerà presso il ristorante La Beccaccia a Forio domani venerdì alle ore 20.15. Intrattenitori della serata Gennaro e Silvano con l'intervento canoro di Gaetano Maschio e Filomena Piro. Ed ora come sempre spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, molte nubi con deboli piovigine. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. Bene, chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio quindi all'Isola 7 per parlare di turismo. Prossimo appuntamento con informazione alle 14. Arrivederci.